Il maltempo di questi giorni ha messo KO anche il petrolchimico di Ferrara, non era mai successo. Sì, veramente ci siamo trovati di fronte ad un fatto del tutto imprevedibile, perlomeno insomma tra virgolette, perché vediamo un po' qual è il contesto oggi e credo che ci dovremo abituare ad affrontare anche emergenze di questo tipo. Non si era mai verificato un caso del genere a nostra memoria che ha mandato in crisi, in difficoltà anche il petrolchimico, comportandone addirittura l'intera fermata. Le ragioni sono legate essenzialmente a questo aspetto, che ha provocato con queste piogge inaudite, il blocco dell'energia elettrica, per cui, si è creato un riempimento di alcune cabine elettriche all'interno della centrale del petrolchimico, che ha comportato l'arresto degli impianti, appunto perché è venuta meno l'energia elettrica. Veramente surreali perché la fabbrica era completamente circondata da un silenzio del tutto così senza nessun precedente, per cui una situazione veramente sconcertante, per cui buio e silenzio è stato ciò che ha caratterizzato quei momenti. La situazione ancora oggi è in fase, diciamo, di verifica perché, le cabine che si sono allagate sono state gradualmente svuotate, almeno queste sono le notizie che noi abbiamo ricevuto dai lavoratori. Le cabine sono state svuotate, ma per il ripristino della rete elettrica chiaramente serviranno ancora delle ore se non qualche giorno. Perché una volta svuotate le cabine bisognerà verificare quelli che sono stati eventuali danni arrecati alla rete elettrica e poi ripristinarne il funzionamento. Ad oggi credo che sia in attività soltanto una linea di emergenza che garantisce comunque il funzionamento delle luci di emergenza e credo anche di carattere informatico, ma gli impianti sono ancora fermi, per cui le utenze sono ancora ferme. Una volta che sarà ripristinata la funzionalità della rete elettrica che ci avevano indicato sulla scorta di una riunione che le direzioni delle società avevano fatto come ripartenza ipotetica del ripristino dell'energia elettrica tra sabato e domenica, in realtà probabilmente, anzi domenica e lunedì ci avevano detto, serviranno ancora forse delle ore in più, forse qualche giorno, per permettere appunto anche alla centrale di verificare l'efficienza della rete elettrica. Una volta riattivata la rete elettrica bisognerà mettere mano chiaramente agli impianti che hanno subito un blocco improvviso, per cui comportando anche dei problemi chiaramente perché le reazioni chimiche e le produzioni che erano in fase di lavorazione sono rimaste all'interno degli impianti, per cui gli impianti andranno riaperti, andranno svuotati, andranno puliti per prevederne poi la ripartenza, per cui serviranno ancora diversi giorni per ripristinare il funzionamento ordinario, diciamo, di tutte le attività del petrolchimico. Chiaramente i danni sono importanti. La cosa che è rilevante è che noi dovremmo prepararci ad affrontare altre eventuali situazioni emergenziali come queste, perché i dati credo climatici ci stanno dicendo che ormai questi imprevisti non sono più tali, ma con cui ci dovremo confrontare anche in futuro, per cui sarà necessario cominciare a discutere anche di investimenti per prevenire ulteriori ed eventuali fenomeni. Sarà cura, io credo, delle organizzazioni sindacali a partire dalla settimana entrante di chiedere degli incontri con le direzioni per cominciare a fare il punto della situazione anche sui danni che sono stati subiti e come si intende appunto affrontare queste situazioni emergenziali per il futuro.